Questa mattina a Roma il sindaco Matteo Biffoni ha firmato la convenzione per l'erogazione al Comune di Prato del finanziamento di 10.574.000 euro del bando Prius del governo, il programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza che nel caso di Prato riguarda la periferia che circonda le mura del centro storico. Alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del sottosegretario Maria Elena Boschi, i sindaci dei comuni finanziati per la prima tranche di investimenti, 24 in tutta Italia, hanno siglato la convenzione per gli interventi. Il progetto, presentato dal Comune di Prato, interviene su tre nodi principali: Stazione del Serraio, Parco Fluviale, Piazza Mercatale e Piazza San Marco, con lo scopo di metterli in relazione con il resto della città e del centro storico. Il progetto, del valore complessivo di quasi 25 milioni di euro, intende riqualificare l'intera area attraverso la ristrutturazione delle piazze, la rifunzionalizzazione dei luoghi pubblici, il potenziamento dell'offerta dei servizi di interesse pubblico. Cuore dell'intervento sono la ristrutturazione di Palazzo Pacchiani e dell'asilo notturno, la riqualificazione del Bastione delle Forche e della palazzina ottocentesca e la realizzazione del parco fluviale lungo il Bisenzio Reversibility. Per la gestione dell'asilo notturno, l'associazione Giorgio Lapira compartecipa alla realizzazione del progetto, sostenendo i costi necessari per la sorveglianza notturna della struttura per 3 anni, pari a 160.000 euro. Anche per il Bastione delle Forche c'è stato il cofinanziamento privato da parte di Esselunga per 180.000 euro. La riqualificazione urbana è fondamentale per dare nuova vita agli spazi pubblici, rendere pienamente fruibile da parte dei cittadini aree bellissime ma spesso trascurate, ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni. Una città più bella, più vissuta e anche una città più sicura. Prato, con questo intervento, riesce a dare risposte concrete da subito.